gatto robot. Oh, mi dispiace, amicetti. Oggi ho un gran raffreddore. Quindi non posso prepararvi la merenda. Oh, però appena mi sentirò un pochino meglio, vi preparerò uno spuntino delizioso. Ve lo prometto. Ora andate a giocare insieme e fate i bravi, tesorini. Ciao, ciao! Oh, povera nonna Pina! E adesso chi si occuperà della nostra casa? Tranquilli, Buffy Cats! Sarà un gioco d'amicetti per noi, vedrete! Insieme ce la faremo! No! Non ce la faremo mai, amici amici! Oh. Lasciate fare a me! Guardate! Polpetta, non è così che nonna Pina di solito lava i piatti? D'accordo, Buffy Cats, ora dividiamoci. Io sto qui per tenere d'occhio i piatti. Io passo l'aspirapolvere. E io pulisco il pavimento. Chi ha spento la luce? Polpetta, fermati! Ma sta attenta, Milady! No, non ce la faccio da sola! Ehi, ma che cosa stanno combinando i Buffy Cats? Oh, mamma gatta! Oh, mamma gatta! Non vedo più niente! Salverò tutti i piatti della nonna! Micetti, su, fate i bravi! E state attenti, per favore! I Buffy che si allenano per fare uno spettacolo al circo? Sono stato gattastico. Oh, è vero, Lampo. Ma i piatti sono di nuovo tutti sporchi. Dobbiamo ammetterlo, Buffy, che tenere in ordine una casa è difficilissimo. E pensare che nonna Pina riesce a fare tutto da sola. Ah, non è nonna Pina ad essere brava, siete voi che siete Buffy imbranati. È arrivato il momento di una Buffy idea. E so anche chi può darci una zampa. Oh, davvero, Pilou? Anch'io sono proprio curioso di saperlo. Edison, il nostro gatto inventore. Oh, cari Buffy Cats, penso proprio di avere ciò che fa per voi. Scusate, a me quella sembra una statua. Non è esatto, Pilou. In realtà si tratta di un prezioso alleato per pulire la casa. Vi voglio presentare Aida, magnifico gatto robot, ovvero A-I-D-A. Adesso la cosa si fa più interessante. Gattastico, Edison, puoi spiegarci cosa significa AIDA? Assistente interattivo domestico avanzato. Aida, ora inizi a pulire. Aida è un vero e proprio robot tuttofare. Per attivarla è sufficiente un comando vocale. Bene, e adesso presentatevi ad Aida. Una volta riconosciute le vostre voci, lei farà quello che le chiederete. Ciao, Aida! Noi siamo i Buffy Cats! Buongiorno, Buffy Cats. Aida è ecologica, quindi è molto rispettosa dell'ambiente. Si ricarica grazie all'energia solare. Una raccomandazione, tenetela lontana dalle calamite, altrimenti andrà completamente in tilt. Una calamita? Facile da trovare. Sarà divertente farla andare in tilt. E come si fa a spegnerla? Basterà suonare le note di una dolce ninna nanna, Polpetta. Invece, se volete riaccenderla, vi basterà solo chiamarla per nome. Aida! Micioviglioso, Edison! Forza, andiamo subito a provarla! Aida, puoi lavare i piatti, per favore? Aida lava i piatti per i Buffy Cats. Oh! Aida è davvero gattastica! Aida, ora
puoi pulire la cucina? Aida pulisce la cucina per i Buffy Cats. Buffy Cats, adesso che c'è Aida che pensa tutta la casa, noi possiamo fare qualcosa per la nonna. Giusto, Pilù, facciamoci aiutare da Aida. Questa è l'occasione giusta. Aida ha rilevato una macchia. Aida, adesso puoi preparare un brodino di verdure. Il brodino prepara i Buffy Cats per le verdure. Ma cosa sta combinando? Allora, com'è, Polpetta? Oh. Un vero e proprio spasso! Come la fermiamo? Non può sentirci con tutta questa musica! Oh, ma questa musica è adorabile! Credo di cominciare a sentirmi un pochino meglio! Musica! Ma sì, certo! Dobbiamo suonare la ninna nanna per spegnerla! Oh no! La mia dorata tastiera si è rotta! Portiamola fuori di qui prima che distrugga la casa! Aida! Riordina tutte le foglie del giardino! Aida riordina tutti i giardini con le foglie! Foglie! Che bella baffa idea, Polpetta! Così la terremo lontano dalla casa! Ho fatto proprio un bel dispetto ai Buffy Cats stavolta! Aida riordina tutti i giardini con le foglie! Ehi! Dove stai andando? No! Non da quella parte! Fermati subito! Winston tiene molto ai suoi lampioncini! Oh, così farai scattare l'allarme antigatti! Ora i miei trappi ti fermeranno! Trappi! Acciuffate quel gatto robot! Forse non avrei dovuto mandare in tilt quel gatto robot! Scusami, boss! Che cosa hai detto? Che forse non avrei dovuto mandare... Ehi! Quindi questo pasticcio è tutta opera tua? Ah, ma no, milady! Io non c'entro niente! Ho l'impressione che qualcuno mi stia dicendo una bugia! Boss, adesso sei davvero nei guai! Beh, se vuoi che fermiamo Aida, dici subito che cosa le hai fatto! Niente di che. Le ho solo messo una calamita dietro la testa. E se Winston troverà tutto in disordine, se la prenderà con me! L'unico modo per spegnerla è suonarle una ninna nanna. C'è un bel pianoforte nella villa di Winston e nel salone. Bene, adesso ci serve solo un'esca. Aida, dai un'occhiata. Sono tutto ricoperto di foglie. Attenzione! Per favore, non rompere niente! Devo sbrigarmi a suonare quella ninna nanna! Dai, Polpetta, continua a suonare! Oh, ecco fatto! Buonanotte! Questa non serve più, vero?
Aida! Bentornata, Aida! E adesso andiamo a casa! Prima non potrebbe mettere un po' in ordine il giardino di Winston? Va bene, Aida, metti tutto in ordine! Aida, mette tutto in ordine! No, fermati! Soffro il solletico! Tu non puoi fermarla! Aida esegue i comandi solamente con le voci dei Buffy Cats! Micetti! Oh, mi sento già molto meglio! Ora posso prepararvi! Che strano! Non ricordo di aver comprato un robottino per la casa! Mi sento talmente bene che ho una gran voglia di ballare! Oh, Aida, dai, suona un tango! Sapete una cosa? La buona musica è riuscita a farmi completamente guarire dal raffreddore! Iscriviti al canale!